Ciao ragazze, allora sono tornata con un nuovo video. Questo sarà un video haul. Ve l'avevo già annunciato nei video tutorial di San Valentino. E niente, vi faccio vedere i miei ultimi acquisti. Riguarda sia l'abbigliamento che accessori che qualche prodottino make-up oso, ma ve lo lascio per ultimo. Allora, inizio con con il 50% di sconto alla Benetton, ho acquistato questa casacchina qui, che come potete vedere è fatta di raso, è lunga davanti e dietro un po' più corta, velata. Non so se potete vedere, è fatta tipo smanicata, porta questi bottoncini fino insomma sotto al seno. Infatti potete pure applicarci, cos'è un ombretto? Potete anche metterci una magliettina sotto, tipo una canottina. Porta questa taschina sul seno, è molto molto bello il materiale, è fatto tipo raso e dietro è velata, è molto elegante, molto bella. Se non sbaglio, con il 50% di sconto l'avrò pagata tipo 18 euro ed è della Benetton. Non so se la trovate ancora, ed è di raso questo color toppo, molto molto bella. Poi da Zara ho comprato della nuova collezione, questa qui, che è questo blu e porta dietro il più lungo, davanti più corta e la manichina a tre quarti. È di quel cotone tipo jersey, fatta in questo modo, un bellissimo blu, e faceva parte insomma della nuova collezione. Non mi ricordo quanto l'ho pagata, tipo perché l'ho comprata tempo fa, non mi ricordo, tipo 15, massimo 18 euro, non più di 20 euro comunque. E mi piaceva insomma perché è sempre larga e a me insomma questi modelli qui mi stanno bene, molto semplice, come potete vedere ha questo collo, ha questo girocollo tipo barca, e ho comprato questa qui, molto molto semplice. Poi per quanto riguarda gli accessori, ho comprato questo portafoglio dell'Enrico Coveri linea giovane, quindi la Yu Young Coveri, che è fatta tipo leopardato, non ha questo effetto tipo 3D che sembra di peluche, ed è in grigio. Si apre in questo modo con una ciappettina. Mi piace molto come sono disposti i vari scomparti. Qui davanti avete tipo degli scompartimenti dove potete mettere le schede. Poi il cosettino è estraibile, questo qui per le monete. Si apre, insomma, qui avete altri scompartimenti per le varie schede, altri scompartimenti, insomma, qui. E questo qui l'ho pagato a metà prezzo. Questa è la marca Young Coveri. Comunque questo qui l'ho pagato a metà prezzo, 10 euro, costava 20 euro. Poi io adoro insomma i portafogli grandi e questo qui è bello anche morbido, ciccioso, mi è piaciuto subito e l'ho comprato. Poi mi sono fatta regalare dal mio fidanzato questi stivaletti fatti tipo UGG, tutti borchiati con il nero, fatti in questo modo. Mi sono piaciuti subito e in saldo costavano 10 euro, quindi sono davvero molto carini. Dentro poi hanno questo peluche e sono caldissimi, e questi qui. Poi, per quanto riguarda i prodotti make-uposi, ho fatto un piccolo ordine sul sito della Born Pretty Store con il mio codice sconto, che se mi ricordo ve lo lascio insomma o in sovrimpressione qui o nell'info box. E mi sono ordinata altre due spugnette
di queste qui tipo Beauty Blender, me le sono conservate perché sto utilizzando davvero solo questa spugnetta qui per applicare il fondotinta, mi ci sono trovata bene e ne ho ordinate due e in totale avrò speso tipo 3,80 euro, due spugnettine con il mio codice sconto. Mi sono arrivate dopo un mese e mezzo, infatti ho vinto tra virgolette la causa con PayPal perché non mi erano arrivate e mi hanno restituito i soldi. Il giorno dopo mi sono arrivate le spugnette, quindi vi consiglio di fare tipo la raccomandata, perché io ho utilizzato le spese di spedizioni normali che non si pagano se volete se non volete pagare le spese di spedizione, perché la Born Pretty Store o fa la raccomandata che si paga un tot di soldi oppure le spese di spedizioni sono gratuite, però dovete aspettare. Tipo a me è capitato un mese e mezzo, però ad altre ragazze che ho sentito mi era arrivato dopo 2-3 settimane la roba, quindi è in forse come insomma come metodo di spedizione, e quindi ho ordinato queste due qui. Vi consiglio la raccomandata perché sicuro vi arriva. Quando loro mi hanno spedito i prodotti da provare, me l'hanno spedito tramite raccomandata, entro 2-3 settimane mi è arrivata, mentre questa qui, in questi acquisti, questi qua che ho acquistato io, mi sono dovuta aspettare un bel po'. Poi ho acquistato, ve l'ho fatto vedere anche nel video del giveaway, nel video tutorial precedente, il Color Tattoo di Maybelline. Io ho preso il Permanent Top, che secondo me è anche il colore più particolare che c'è di questo ombretto qui, perché poi le altre colorazioni mi ricordavano molto quelle lì che ha fatto anche Astra, gli ombrettini dell'Astra da 3 euro, quelli piccolini. Vi faccio vedere. Lo prelevo così perché, come ben sapete, ho l'unghia e vi faccio insomma lo swatch di questo prodotto. Ed è un bellissimo colore, molto particolare. Infatti, a seconda della luce, all'interno si vedono tipo delle perlescenze violacee, molto, 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 molto carino e particolare come colore. Da applicare sia come base che come ombretto singolo, che è ottimo. Io lo applico insomma con le. Lo prelevo insomma in qualche modo con il pennello o con il dito così, e poi lo scaldo con le dita e lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile e crea davvero un effetto molto carino per un trucco super veloce e per quando si ha poco tempo, e insomma l'ho provato, mi ci sto trovando bene. Vi consiglio questo qui, il Color Tattoo, il Permanent Top della Maybelline, che è questo bellissimo colore. Poi ho riacquistato la base di Essence, che l'ho ritrovata, me l'ha acquistata, cioè l'ho ritrovata. La mia amica è andata in centro, ha detto se ti serve qualcosa me lo dici, e dato che comunque non trovo mai Aldo Stand questi due prodotti qui, me ne sono fatta scorta, anche se non mi sono ancora finiti, e ho acquistato le Love Extreme e la base, le Shadow Base insomma di Essence, quindi questi due prodotti qui per scorta. Poi ho acquistato sul sito della NIL, che poi fa della NIL o Mutua Complementare, potete andare su questi due siti internet, che ve li lascio anche giù nell'info box, due prodotti che me li ha consigliati insomma una mia amica. Allora, ho acquistato la crema della NIL alla bava di lumaca e insomma sul sito poi vi fanno vedere insomma tutte le proprietà che ha la bava di lumaca. Ha proprietà, me ne sono scritte, rigeneranti, antiossidanti, purificante, nutre la pelle, quindi adattissima per chi ha la pelle secca, ma anche per chi ha una pelle mista e grassa, insomma per curare le varie imperfezioni del viso e insomma migliorare la pelle, e infatti è specifica anche per migliorare il tono e l'elasticità della pelle, e inoltre la
Queste sono le proprietà della bava di lumaca. Inoltre viene consigliata sul loro sito internet anche come base viso. E l'ho provata, ragazze, e vi devo dire è davvero ottima. Permette una stesura del fondotinta davvero ottimale, nutre a fondo la pelle, quindi non avete il viso secco, e soprattutto con il freddo che sta facendo, la sto utilizzando e vi dico, mi ci sto trovando divinamente. È una tipologia di crema per pelli giovani, però ci sono anche per altre creme per varie fasce di età, sempre sul loro sito della insomma mutua complementare o Nil Laboratori. Sono prodotti made in Italy e questa qui insomma è una cre la crema a bava di lumaca con tripla azione naturale. Questa è la crema, tra l'altro ha un packaging molto carino, molto elegante secondo me. Porta anche il proteggi coso, e come potete vedere l'ho utilizzata abbastanza e mi è piaciuta molto. La utilizzo anche come crema insomma per la notte, che si può utilizzare sia da giorno che da notte questa qui. E la cosa interessante di questi prodotti qua della Nil Laboratori, che fanno parte del progetto della mutua complementare, li potete acquistare col 50% di sconto. Infatti, questa crema a prezzo pieno costava 71,76 euro. Io l'ho pagata 35,88 euro, quindi giusto la metà. Mi serviva una crema viso buona perché non ne ho. Ho provato sì alcune creme che mi sono state inviate per provare, ma non ho di mio, insomma, non ho mai comprato. Non avevo una crema viso buona da utilizzare anche come base trucco e mi ha consigliato questa mia amica questa crema qui che lei aveva provato e l'ho voluta acquistare. Vi arriva tutto tramite corriere SDA e insomma mi ci sono trovata bene e conviene anche perché comunque è un prodotto buono a giudicare dal prezzo. Io non conoscevo questa marca qui, vi sono sincera, e è davvero buona. Risparmiate abbastanza perché comunque costava 71 euro, io l'ho pagata 35 euro e è davvero buona, mi ci sono trovata bene e mi piace perché noto proprio che la pelle sul viso è meno secca, mi piace come favorisce la stesura del fondotinta, si vede proprio la pelle idratata, la pelle protetta. Mi piace particolarmente questo prodotto qui e ve lo straconsiglio. E poi ho voluto provare un latte detergente, sempre della Nil, perché stava sempre a metà prezzo, ed è il Soft Milk Emulsione Detergente Riequilibrante. Ed è questo qui, è una confezione da 200 ml, mi pare, e scontata a metà prezzo stava 3 euro, prezzo pieno 6 euro. Mi strucco sempre con le salviettine struccanti, però a volte noto che non basta solo la salviettina struccante, comunque avverto che sul viso o vicino agli occhi rimangono residui trucchi residui di trucco, quindi per evitare insomma che mi riviene l'infezione che ho avuto precedentemente nell'occhio, perché non mi strucco abbastanza bene, cioè il trucco rimane nell'occhio e ho avuto insomma un'infezione dovuta a questo, ho voluto comprare questo tonico per struccare a fondo la pelle. Infatti ho notato proprio che allora vabbè, utilizzo la mia salviettina solita, poi prendo un dischettino struccante e vado ad applicare questo latte detergente, che tra l'altro ha proprietà anche idratanti e sembra quindi come se voi applicate anche una crema, quindi ottimo per chi ha la pelle secca come me, e vado proprio a vedere che mi elimina tutti i residui di trucco che ho sul viso o intorno agli occhi o cioè sulle labbra. È davvero buona, ha un profumo molto molto buono e non irrita gli occhi, quindi è ideale anche per chi ha gli occhi sensibili. Infatti non me li fa bruciare, devo dire la verità, e davvero buona, ha una scadenza di 12 mesi ed è sempre un prodotto della Nil Laboratori di Roma. Questi sono gli ingredienti, se me li mette a fuoco. Questo
Questo poi, vabbè, fate insomma un fermo immagine e vi vedete insomma i vari ingredienti. Se a chi interessa vi faccio vedere anche gli ingredienti della crema, che è una confezione da 50 ml e ha una scadenza di 12 mesi. Se riesco, si vede pochissimo. Comunque, per chi è interessato all'inci di questa crema qui, mi contatta e gli scriverò insomma tutto l'inci. E qui insomma vi dice anche come vi consiglia l'utilizzo di questa crema, che la consiglia insomma di applicare sia come crema da giorno che da notte, quindi 2 volte al giorno. Io ve li straconsiglio questi prodotti, e soprattutto perché sono scontati a metà prezzo. Inoltre, su questo sito qui ho notato che oltre a prodotti di cosmetici potete trovare anche medicinali a metà prezzo, quelli da banco tipo, o integratori alimentari, prodotti di erboristeria. Insomma, è un sito molto fornito, devo dire, che insomma dà la possibilità di acquistare tutti i prodotti a metà prezzo, iscrivendosi soltanto insomma al sito della mutua complementare. Quindi io così ho fatto e mi hanno dato insomma lo sconto del 50%. Vi lascio nell'info box insomma i vari link e tutto questo perché tutti questi prodotti qui o gli altri prodotti tipo di farmacia o di erboristeria fanno parte del progetto Mutua Complementare, che è questo qui che ho trovato insomma nello scatolo quando mi hanno mandato le cose, mi hanno spedito le cose. E ho trovato questo, insomma, questo foglio illustrativo dove spiegava insomma il progetto loro della mutua complementare. E niente ragazze, io spero che questi pochi acquisti che vi ho mostrato vi siano piaciuti. Io non ho acquistato granché, vi ripeto, perché a breve insomma andrò al Cosmoprof, quindi sto conservando risorse economiche da poter spendere lì, anche perché ovviamente c'è più scelta, ci sono novità. Ci sono brand di tutto il mondo, conviene insomma acquistare lì. Niente ragazze, io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!